appena finito di girare tre video unboxing che probabilmente vedrete nelle prossime settimane e stavo ancora mangiucchiando degli snack giapponesi che sono venuti fuori da una di queste box. L'altro giorno sono stata con una mia amica, probabilmente a questo punto non so se avrete già visto all'interno di questo video o se vedrete tra poco delle immagini di questo posto, ma comunque dicevo sono stata con una mia amica al cosiddetto bar dei cereali. In realtà si chiama qualcosa come Cereal Killer Cafe o Killer Cereal Cafe, insomma queste sono le parole, non mi ricordo esattamente in quale ordine. Trova a Camden Town, proprio all'interno dei mercati, insomma nella zona super super turistica, ed era un bar dove volevamo andare da diverso tempo. Questa mia amica me ne aveva parlato, quindi dovevamo vederci e le ho detto ma perché non andiamo al bar dei cereali così finalmente lo proviamo. E se vi trovate a Londra, se vi trovate dalle parti di Camden, se vi piacciono i cereali vi consiglio sicuramente di andare a fare un giro all'interno di quel posto. Forse riesco a mettere anche delle foto che ho scattato col cellulare mentre eravamo lì, così vi faccio capire bene com'è. È un posto davvero piccolo, dal di fuori non è che dia molto 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 l'impressione di chissà che, però quando si entra è molto molto caratteristico. È uno di quei posti stravaganti, insomma, dove su tutte le pareti all'ingresso ci sono scatole e scatole di cereali che vengono per lo più dagli Stati Uniti, dall'Inghilterra, ma anche da altre parti del mondo. E poi entrando all'interno c'è una saletta dove uno può fermarsi e mangiare i cereali e praticamente questa saletta è arredata con pezzi che provengono tutti dagli anni 80, ci sono sulle pareti poster, giocattolini degli anni 80, ma ci sono anche tipo lettini per sedersi e cose molto carine. È un posto divertente, se vi trovate da quelle parti e vi piace il genere andate. Noi abbiamo preso dei cereali alla cannella, perché a tutte e due, a me e alla mia amica piace molto la cannella, e onestamente mi sono piaciuti molto, intanto perché erano buoni e praticamente ci sono tante infinità di cose sul loro menu che potete scegliere, perché potete scegliere voi i cereali che volete, il tipo di latte, tipo se che ne so, volete i Lucky Charms con il latte alla cannella, con il latte alla vaniglia, con il latte semiscremato, con il latte di mandorla, con sopra lo sciroppo di cannella, lo sciroppo di banana, oppure volete anche delle altre cose, perché mi sembra che servano anche tipo dei frappè o delle pop-tarts, oppure potete prendere una sorta di ciotola di cereali che hanno già confezionato loro, un mix di cereali a tema. Noi abbiamo preso una di queste ciotole già mixate da loro, perché veramente se no ci saremmo perse, perché c'era tanta tanta roba e avremmo voluto provare tutto. E abbiamo preso questa ciotola di cereali con la cannella, vi dicevo, e diversi tipi dentro di cereali, molto molto carini, era molto buona. E tra l'altro il prezzo era molto onesto, quindi se vi trovate a Camden Town, onestamente questo posto ve lo consiglio. Sto leggendo questo, che in italiano credo sia intitolato Abbiamo sempre vissuto nel castello o abitavamo... Aspettate, no, devo controllarlo perché non sono sicura di come fosse la traduzione del titolo in italiano. Sì, l'avevo cercato perché non me lo riesco a ricordare. Abbiamo sempre vissuto nel castello, è la traduzione in italiano, che vergognosamente, pur essendo un libro famosissimo, io non avevo ancora mai letto. E quindi era venuto il momento di leggerlo, l'ho comprato e mi sono chiesta perché non lo avessi letto prima. Se vi devo consigliare una lettura per il periodo e non lo avete letto, dategli un'occhiata. Devo dire che sono rimasta a bocca aperta, intanto perché la storia mi piace molto, però ora non prendetela nel modo sbagliato, però il personaggio di Mary Cat, in qualche modo ci sono delle cose in cui mi ci rivedo.
mi rendo conto del fatto che sia un personaggio, che comunque non è un personaggio tutto luce e serenità e perfezione, ma che comunque sia un personaggio che ha delle caratteristiche folli. E... Però non lo so, ci sono delle cose in cui onestamente mi rivedo molto, 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 lo so, è inquietante, però non voglio dire niente perché non voglio darvi uno spoiler se non l'avete letto. Ovviamente non mi sento come questo personaggio nelle sue azioni più estreme, però c'è qualcosa di Mericat che parla al mio cuore e quindi non lo so. Mi è piaciuto molto, mi mancano poche pagine, ma mi è piaciuto molto, mi sta piacendo molto. Continuo a chiedermi perché non lo avessi letto prima, nonostante fosse un libro tanto famoso, un libro tanto conosciuto, un libro tanto discusso. Leggetelo se non lo avete letto, perché merita, 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 merita. Mi devo preoccupare perché mi sento come Mericat. Non lo so, non lo so che sono una persona strana, però a questo livello... Invece dal punto di vista delle serie televisive, in questo momento sto guardando anche Brunella, lo guardiamo insieme ogni sera, ne guardiamo una, due puntate a seconda del tempo che abbiamo, a seconda di quanto sonno abbiamo, è Jane the Virgin, che è un telefilm veramente carino, è un telefilm molto 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 divertente prima di tutto, che fa sempre fare delle belle risatine. Noi lo stiamo seguendo su Netflix, però su Netflix c'è soltanto la prima serie, quindi finita la prima serie poi siamo passate a vederlo altrove e non riesco a capire perché Netflix abbia solo la prima serie di diversi telefilm che io seguo. Per esempio Hannibal, perché su Netflix c'è solo la prima serie e quindi se uno vuole vedere le altre serie deve andarsene a procurare altrove? È una cosa che io non riesco a capire. Io le vorrei tutte lì in modo da poterlo vedere e rivedere a mio piacimento. Ma comunque, non stavo parlando di Hannibal, stavo parlando di Jane the Virgin. Carinissimo, carinissimo, carinissimo. Ve lo consiglio assolutamente se volete vedere un telefilm leggero, divertente, che ha dei momenti che ricordano molto... il colore e la vivacità delle telenovelas sudamericane. Insomma, se conoscete il telefilm sapete anche perché, capirete anche perché, capirete bene come. Ed è veramente un telefilm carinissimo, carinissimo, carinissimo. Il presupposto di questo telefilm è questo, vi racconto solo l'inizio. Praticamente c'è questa Jane, che è una ragazza molto molto religiosa, che ha fatto una sorta di voto, una promessa anche alla nonna, e a se stessa di mantenere la sua verginità fino al giorno del matrimonio. E però poi si trova in una condizione particolare perché viene inseminata artificialmente per errore in uno studio ginecologico e quindi le rimane incinta, però non ha mai fatto l'amore con nessuno, è vergine. E da questa cosa poi si sviluppano tutta una serie di situazioni particolari, poi ci sono tante altre cose all'interno della trama ed è comunque un telefilm che vi consiglio tantissimo. Prima di questo abbiamo visto, oddio, come si chiama? Santa Catalina's Diet, quello con Drew Barrymore nel ruolo della protagonista. Lei è bellissima e il telefilm anche ci ha fatto fare un sacco di risate. Anche qui c'è soltanto la prima serie, ma perché penso che abbiano fatto soltanto una serie di questo per adesso, almeno credo, devo ancora controllare. Però carinissimo, carinissimo. Una storia che potrebbe essere, è una storia di zombie, però in chiave di commedia, per niente horror, per niente pesante, per niente appestante. Molto molto carino da vedere, quindi anche quello, se avete modo e tempo, ve lo consiglio assolutamente. Quale faccio? Dovrei fare dei noodles. Faccio questi al kimchi, questi tonkotsu o questi al sesamo, che sono tra i miei preferiti. Allora, il tonkotsu lo lascio a Brunella, non mi piace molto. Sono indecisa se fare questi al sesamo, che sono tra i miei preferiti, o questi al kimchi, che... Sono un po' piccantini. Poi io amo i sapori coreani. Facciamo questi, va. Facciamo quelli al kimchi.
questa parrucca addosso e non ho assolutamente voglia di toglierla. Mi sa che ci resterò per tutta la giornata e succederanno cose strane, tipo quando busserà il postino, busserà qualcuno alla porta e io dovrò andare ad aprire e loro mi guarderanno in maniera molto strana. Come è successo quando una volta sono andata ad aprire la porta con una parrucca rosa, con la parrucca rosa, quella che conoscete, che avete visto in qualche video precedente, ed il postino mi è scoppiato a ridere in faccia. Tra l'altro vi devo raccontare che io sto avendo qualunque genere di problemi con le poste in questo periodo, perché qualcuno si diverte a rubare, secondo me, i pacchetti che mi arrivano. Avrete sentito un milione di storie contro le poste. Sì, anche le poste inglesi hanno dei momenti in cui fanno schifo e sono completamente inaffidabili. Praticamente che cosa è successo? È successo che da quando mi sono trasferita in questa casa, che praticamente è in un parco, io devo comprarmi una specie di stick se voglio fare dei video o qualcosa tipo vlog, perché tenere la telecamera in mano è una rottura di scatole, ma vabbè, comunque. Dicevo, che è successo? È successo questo, che da quando mi sono trasferita in questa casa l'estate scorsa, questa casa è in un parco che ha il ovviamente dei cancelli che lo chiudono, che sono dei cancelli che possono essere aperti ovviamente bussando al citofono, però per bussare al citofono di casa mia ci vuole una laurea in ingegneria dei citofoni, perché vi giuro che anche io che so come funzionano, a volte rimango veramente scioccata, perché sono stranissimi e abbastanza difficili da usare. Per cui quando per esempio arrivano i corrieri, parliamo dei corrieri, poi dopo passiamo alla posta. Arrivano i corrieri, questi corrieri provano, non capiscono come fare, oppure non ci fanno proprio caso, si rompono le scatole e se ne vanno. Già questo è un mistero. Però poi c'è proprio il dramma dei postini e delle poste normali, della posta della Royal Mail. Allora, che cosa è successo? Succede che diverse cose spedite con posta normale in questa casa non mi siano arrivate. Diverse cose che ho comprato, diverse cose che mi sono state spedite, andate perdute, nessuno ne sapeva più niente. Vabbè, fino a qui può capitare che le cose si perdano. Ma quando ti arriva un pacco per cui tu devi firmare, devi mettere il tuo nome, non dovrebbe succedere. Una mia amica mi ha mandato dopo Natale un regalo, praticamente mi ha spedito questo pacco con, non so, posta raccomandata dall'Italia, qualcosa per cui io poi avrei dovuto firmare alla ricezione. Dopo che parecchi giorni, dopo 20 giorni che non arrivava, sono andata a guardare il tracking che lei mi aveva dato. E ho visto che il pacco risultava consegnato parecchi giorni prima, che qualcuno aveva firmato per prenderlo e che c'era anche l'ora in cui questo pacco era stato preso. Ora, io non l'ho preso, non l'ha preso nessuno in questa casa, questo pacco non lo abbiamo ritirato noi. Assolutamente non l'abbiamo ritirato noi. E io sono caduta dal pero. Tra l'altro sono andata a vedere sul sito di Royal Mail per vedere se si possano fare dei reclami. E loro dicono se il pacco non è stato spedito dall'Inghilterra da noi tramite Royal Mail, non possiamo fare niente, non accettiamo reclami, andate a parlare con chi lo ha spedito. Già questo, nervi. Ma poi la cosa bella è che io nella mia mente, no, spero, so che mi crede, ma ho sempre il dubbio che la mia amica mi abbia presa per pazza o non mi creda completamente, perché qualcuno ha firmato per prendere questo pacco. Ale, ti giuro, non l'ho preso io questo pacco. Per cui, non lo so, qua nascono tutta una serie di speculazioni del tipo questo pacco dove diavolo sarà finito. Lo avrà rubato qualcuno? È stato rubato da... non lo so. Però qualcuno ha firmato. Quindi probabilmente questo postino l'ha dato a qualcun altro. A chi lo ha dato? Lo ha dato a qualcuno all'interno del parco o ha sbagliato completamente indirizzo e l'ha lasciato da un'altra parte? Sentite il piccione che fa rumore di piccione? Cioè, ci sono i piccioni che stanno dando il meglio della loro vita, sto per dire. Dico io, se questo pacco poi è stato dato ad un vicino, no? Perché magari questo postino non ha saputo trovarmi, ok.
Ma me la vuoi lasciare una cartolina così io so questo pacco dov'è? E se questo pacco lo ha veramente preso un vicino? Ma vicino, perché non me lo porti? Se qualcuno se l'è rubato. E quindi niente, sto vivendo il dramma dei pacchi e delle lettere che vanno perdute e che non arrivano. E che nervi. E che nervi, e dei corrieri che portano via la roba e non te lo dicono, e a volte la rimandano indietro, e la posta che si perde o viene rubata. E qualcuno ha detto che le poste inglesi sono perfette. No, non è vero. Mi fermo qui, è semplicemente un video sciocchino di chiacchiere, così random. Potremmo definirlo di aggiornamenti domestici, di piccole immagini giornaliere, di piccole cose fatte e piccoli momenti. Fatemi sapere se questo genere vi piace oppure no. Io mi fermo qui e appuntamento al prossimo video. Grazie per essere stati con me. Ciao!